Kenna. Enrico. Re Enrico, o vostra maestà, hai fatto colazione? Sì, vostra maestà. Bene, avremo bisogno di energie perché vedo un desiderio nei tuoi occhi che non sarà facile placare. Enrico. Beh. Mi siete alzata presto. Tenervi d'occhio richiede l'essere vigili giorno e notte. È il vostro nuovo ruolo, custode del re. Oggi come vi sentite? Benissimo. Ho visto un medico, mi ha dato un tonico per il mal di testa e adesso mi sento meglio. Anche perché ho individuato la causa del mio scontento. E di che cosa si tratta? Io sono il re, ma per mesi sono stato sottomesso. Dal destino, da persone inferiori, dalle donne. Aspettando la morte della regina d'Inghilterra, sono stato preso in giro. Da voi, dalla mia amante. Sono stato messo alle strette da Maria, regina di Scozia, mentre andava da uno dei miei figli all'altro, illudendomi di poter mettere le mani sull'Inghilterra. Ma ora basta. Ho riposato e al mio risveglio, sapete che cosa ho visto? No. Il figlio di Dio. Cristo sulla croce. Un crocifisso sopra il mio letto, il sole che faceva brillare la mia corona è stato folgorante, corroborante. Un glorioso promemoria del fatto che Dio mi ha scelto per governare la nazione, per piegare tutti al mio volere, per piegarli e spezzarli. E per gettarli dalle finestre e soffocarli, forse. Una lezione che ciascuna delle donne ha imparato nei suoi ultimi momenti. Su chi è il re e chi non lo è. Anche altri lo impareranno. Molto presto.